Bene, siamo all'inizio del quarto giorno, oggi giorno meet and greet, giorno incontri e si inizia però andando a mangiare perché facciamo colazione e poi verso i youtuber e i fumettisti e i fumettisti youtuber. Abbiamo comprato da Gica Ciao. Voi sospetterete chi sono andando a incontrare. Ho già incontrato Sio, chi altro mai posso incontrare? Comunque, io incontrerò qualcuno oggi? Forse l'ho anche già detto e non me lo ricordo. Comunque siamo in fila, sono la 95esima. Per poco non sono la 92esima. Per pochissimo. Vabbè, ciao. Abbiamo visto la fumettista simpatica che, di cui il mio cervello si rifiuta di ricordare il nome. Marga Black Banshee Biazzi. Ok, fa dei fumetti bellissimi. Cioè, io ne ho letto uno, però quello che ho letto era meraviglioso. E mi ha disegnato un ciclope con il deciso che mi tatuerò. I tatuaggi aumentano. Ciao mamma! Comunque, bellissimo. E questo. Adesso stiamo andando dal prossimo creator. Allora, abbiamo pranzato e ora siamo in fila per Leo. Io già sto vedendo gente che si mette in fila per Ieni. Io non so quando usciremo da Leo che fila troveremo. Secondo me alla fine dovremo tornare domani per Ieni. Io già lo so, ma già me lo tatuo qui. Dovremo tornare domani. Per ora sono propositiva perché oggi stiamo facendo tutto negli orari non prestabiliti, ma stiamo facendo tutto. Intanto che basta. Ho notato solo un fatto. Ah, da tutto quanto proprio. Sole, pioggia grande. Sì, alzatissima. Questo qua per me è il decimo, non mai di Luca Codis. Ah, capito, pre-Covid, poi saltati, le edizioni varie, ci sta, capito. L'anno scorso sei lì? Sì. Bellissimo, 30 gradi, perfetto, era bellissimo. Rimini era un bianco, non me lo ricordo. Cioè, tu fai il Rimini, non ho contato, no, era un bianco al Rimini, quindi era, per me era... Ok, allora era verso la fine. Allora verso domenica 10 di sera. Non lo so quando era. Ok. Perché per invitare una birra di solito verso la birra che sono arrivato. Ok, sono però. Non sta andando tutto bene. Erano 2017. Forse 16 allora che addirittura. È stato il mio ultimo. No, più fatto il Robin stasera. Tra parentesi, ho visto che avevo finito di ieri per la prima volta, che c'era la vista di libro, ma che libro tu? Io ti scrivo ancora di scoprare, è stato un giorno, cioè non si parla più di giorno di ancora vedere gente, cioè... Quanti giorni è? Io non lo so, devo vedere. Cioè, facci una cosa. Vai, arrivi. Abbiamo incontrato anche Leo e ora tocca all'ultimo mio incontro della giornata. Domani potrei incontrare qualcuno se abbiamo del tempo, ma solo se proprio non abbiamo un cazzo da fare. E non mi pare che sia così, quindi non credo di incontrare nessun altro, però stasera si incontrano Ieni. Che poi c'è manco troppa gente, io pensavo peggio, quindi arrivare presto vedi che serve.
è rimasta identica una giornata intera. Tutto torna, signori. Ho un mio animale preferito. Esatto. Molte cose non sono meccaniche. Ma non è vero. Leggerà. Verrà anche la mia. Grazie mille. Devo una firma, una foto di noi. Mi dici anche la mia parte, una segnalazione. Allora, mi vedete in pigiama, coi capelli scombinati e il trucco sbavato, che prima non c'era ma ora c'è. Perché siamo andati a cena fuori, abbiamo fatto cose, tutto divertente. Comunque, questa giornata finisce, ci resta un giorno di Lucca. Vedremo che cosa avrà da narrarci il futuro di Lucca. E scopriremo anche se uscire con l'ombrello o meno. Oggi abbiamo imparato sempre a uscire con un maglioncino. A meno che non sei in cosplay, perché ricordiamo che i cosplay non si rovinano con i giacconi. Attenzione. Ok, la mia parrucca ogni volta che c'è il vento diventa sempre più strana. Ma tanto sta morendo piano piano, quindi spero di riuscire a recuperarla a casa. Ci farò un video su TikTok. Andate a seguire il mio TikTok, signori. Non so se mi sentite, perché quando c'è il vento la telecamera, il microfono fa un po' cazzo di rumore. Comunque, inizia questa nuova giornata, inizia l'ultima giornata del Lucca Comics e inizia con noi che andiamo a fare colazione. Avrete sentito qualcosa? No, e mi mettete i sottotitoli, ragazzi, perché non si può fare così, Siamo arrivati al padiglione, ai padiglioni dei videogiochi. Dopo 20 minuti di camminata ce l'abbiamo fatta. E niente, io non sono qui a cercare il niente perché non gioco ai videogiochi. Di sé comprando un videogioco. Comunque, ciao. Ho riavuto il mio succo! Ho anche incontrato un gioco Crave gigante. Ma ho riavuto il mio succo! Adesso c'è il gioco Crave e il succo, posso fare colazione. La fila è chiusa e oggi è l'ultimo giorno, quindi ci toccherà provare a fare Squid Game, se quello si potrà fare, sempre se si potrà fare. E quindi niente, che dobbiamo dire, è andata, la fiera sta finendo e le cose più belle, no, però le cose che mi ho fatto sono state belle, quindi più belle un paio di palle. Certo, se avessi saputo sarei uscita tipo appena finito di pranzare. Però vabbè. Vado alla bambola, ma non si sta facendo nulla a nessuno per qualche strana ragione. Dobbiamo aspettare. Cioè... c'è la pioggia? La pioggia? Un filino di pioggia. Sì, ma se fossimo nella serie, a qualcuno fregherebbe qualcosa che piove? No, e allora pure qui. Ma non siamo della serie. Ragazzi, qui c'è qualcosa che non va. Voglio fare un 2-3 stella con la bambola. Uffa. C'è un cavallo travestito da cane. È un piccolo cane che dovrebbe essere più grande, questo è un cucciolo, perché è un pastore qualcosa. Si stanno giocando. E giocano i piccini, giocano. Proprio quando la bambina.
Saletto. Sabore. Radio 140 sei eliminato. Ah. 176 eliminato. Un attimo. Procede la porta 456 eliminata. Non si muove la testa. Signora, vuoi ridere? Fate ridere un attimo. No? Sicura? Non facciamo sconti, questo non è un problema. 218 è lagnato fregato. Abbiamo fatto l'ultima colazione di quelli di Lucca e niente, si torna a Casuccia Bella, cioè adesso prenderemo il Flixbus, cioè ovvero stasera, perché adesso dobbiamo fare le valigie, aspettare il Flixbus, salire sul Flixbus, e poi torneremo a casa. Però diciamo adesso, perché adesso è simpatica come verbo. Bene, siamo in pausa sull'autobus per 20 minuti. Io direi che manca pochissimo alla fine di questo viaggio di Lucca. Dai raga, manca veramente poco. Ora torniamo dentro che fa freddo, ma figo. Allora, concludiamo questo video. Sono tornata a casa come vedete. Ho scoperto che Mira era scappata. Ma che bello, eh. Sì, come che cazzo... Che è scappata istantaneamente. Sì. Beh, non sappiamo da quanto stava fuori. Comunque, concludiamo il video. Ricordate che comunque arrivo e vi servono sempre, anche mentre perdete a Squid Game, cosa più importante che è successa in tutti questi giorni. Comunque, ciao!